Diamo il benvenuto ad Alessandro Arrighi, Country Head per l'Italia di Financière dell'Échiquier, al quale vogliamo chiedere, in relazione a quello che è l'attuale contesto di mercato, come si colloca la vostra proposta commerciale. Sì, buongiorno a tutti. L'Échiquier è da sempre molto attenta a quello che può essere le opportunità legate all'analisi che fa delle aziende nell'universo prevalentemente europeo. Oggi vediamo ovviamente un aumento della volatilità sul mercato, ma credo che il mercato l'abbia totalmente recepita. Per noi, nonostante tutto, vediamo un'opportunità ancora di crescita sui mercati azionari che si declinerà però su la necessità di essere molto selettivi nei confronti dei titoli e quindi delle aziende quotate. Questo ci porta da un lato a vedere una discrepanza dei rendimenti e quindi la selezione, la capacità di analisi delle aziende farà la differenza tra subire il beta di mercato e creare valore attraverso un portafoglio molto selettivo. In questo noi siamo sempre stati molto diciamo, all'avanguardia nell'analisi delle small middle cap europee con il nostro fondo faro che è Échiquier Agenor. Abbiamo un'analisi SRI proprietaria dal 2007 avendo integrato tutti i criteri ESG, quindi extrafinanziari, nei nostri portafogli, quindi oggi 100% dell'offerta di Financière de l'Échiquier è tra virgolette notata ESG e quindi questo per noi è un valore aggiunto sempre nella selezione della qualità dei nostri titoli. E infine, non lo dico io ma lo dicono i nostri gestori, crediamo che il mondo di convertibili sarà una grande opportunità quest'anno. Sappiamo benissimo che forse sul mercato retail non è così facilmente recepito, ma potrebbe essere una buona diversificazione nell'ambito obbligazionario.